È stata un'iniziativa, tra l'altro, che abbiamo condiviso con un artista che ha già esposto qui da noi alcuni anni fa, e con la collaborazione, con la curatela scientifica di Cristina Costanzo e del professor Giuseppe Frazzetto. Questo ci ha consentito di riaprire, una manifestazione di arte contemporanea, che non è facilissima da diffondere nel nostro contesto sociale e culturale, però, noi crediamo tantissimo all'arte contemporanea, intesa come un linguaggio. Un linguaggio che si pone oggi in un contesto anche, se vogliamo, tra guerre, tra pandemie, tra situazioni climatiche estremamente difficili. E così come è successo nel dopoguerra, fare paesaggi, fare ritratti oppure fare delle marine non è veramente nella cifra descrittiva degli artisti. Gli artisti cercano di esprimersi attraverso un linguaggio che è un linguaggio astratto, a volte informale, a volte un linguaggio materico. E poi sta a noi cercare, da un punto di vista pedagogico, attraverso appunto gli scritti, i saggi critici degli storici dell'arte, cercare di far intendere a tutti quelli che ci vengono a visitare, non solo l'opera d'arte in quanto tale, ma il nesso, il contesto, il significato in un presente urbano e multimediale che tutti quanti noi sappiamo ci sfugge dalle mani ogni giorno. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di una sequela, un progetto scientifico che andrà avanti. FAMGALLERY cercherà comunque di incardinarsi nei progetti generali che ad Agrigento già stanno prendendo piede per le manifestazioni correlate alla manifestazione di Agrigento Città della Cultura. Abbiamo anche iniziato a collaborare con alcuni enti, tra cui l'Ente Parco Valle dei Templi, la Fondazione Sergio di Gibellina e sempre comunque il Comune di Agrigento. Cercheremo in tutti i modi di dare il nostro contributo, anche perché Agrigento è una città splendida, ma dal punto di vista delle direzioni artistiche nei vari contesti è estremamente carente. È la seconda persona di Marilina Martica alla FAMGALLERY e abbiamo deciso di fare una riflessione sullo snodo importante della sua ricerca, che praticamente l'artista ha sviluppato dal 2021 ad oggi, dal lockdown ad oggi. E questo è uno dei motivi per i quali abbiamo deciso di parlare di fragilità. La fragilità per l'artista è un valore da riscoprire, da indagare e intorno al quale sviluppare delle riflessioni in maniera inedita, in maniera originale e anche in modo particolarmente attuale. Lo spazio fragile è quindi la volontà dell'artista di riflettere su tutte queste tematiche. L'artista ha iniziato a lavorare facendo una ricerca sul paesaggio, quindi la poetica dei luoghi è fondamentale nella sua ricerca. Le opere in mostra sono prevalentemente paesaggi, con un'apertura nelle opere del 2023 sulla tematica del frammento. Il frammento è un'altra tipologia di paesaggio, ma è anche una tipologia esistenziale del nostro tempo. Quindi il frammento è un segmento del paesaggio e l'artista riflette sulle tracce che l'individuo lascia ogni giorno sul paesaggio e c'è un rapporto di reciprocità. Quindi il rapporto dell'artista con la natura è antichissimo, ma in questo caso viene riletto, rivisitato e reimmaginato in chiave contemporanea. Allora, rappresenta la relazione che intercorre tra l'uomo e la natura e gli effetti che l'uomo lascia sulla natura, quindi ognuno di noi sul paesaggio e nel luogo in cui vive lascia delle tracce. Attraverso questi lavori cerco di evidenziare queste tracce, il mutamento del paesaggio nel tempo. Lo spazio na fragile nasce in concomitanza al lavoro sui frammenti, iniziato appoggiare alle antica con un libro d'artista che prende appunto il nome di Frammenti per il progetto di visione obliqua curato da Cristina Costanzo. Penso che ognuno di noi ha una relazione intima con il proprio luogo di origine o il luogo in cui vive. Un po' questi lavori raccontano questo. Marilina ha lavorato con Cristina nella predisposizione di una bellissima iniziativa che ha coinvolto una ventina di artisti che hanno lavorato per Gibellina e per la Valle del Belice e che hanno lasciato poi, hanno incrementato le opere della Fondazione.
Quindi c'è un legame profondo che peraltro io mi auguro che si intensificherà ulteriormente, perché per lei ci sarà la c'è la prospettiva di una residenza d'artista nel corso dell'anno prossimo, come facciamo sempre per i giovani artisti, ai quali consentiamo di venire lì, di fare le loro opere, di lasciare una parte per il patrimonio della fondazione e quindi di valorizzare insieme per le loro prospettive.